Ciao a tutti da Barbimare e benvenuti in questo nuovo video acquisti. L'altro giorno mi sono chiesta, devo prendere la carta igienica, insomma, varie cose che mi servono per casa. Dove vado? D'acqua e sapone? Vediamo le offerte che ci sono. Dove vado? Da Ipersop, che adesso si chiama più me? Dove vado? Da Tigotà? Ma poi mi viene un'illuminazione e dico: ma da quanto tempo è che non vado da Risparmio Casa? Che secondo me, rispetto a questi tre negozi che vi ho citato, magari riesco a risparmiare ancora un po'. E ci sono andata, ho acquistato quasi tutto, forse senza offerta. A questo punto non so se ho sbagliato o meno, avevo visto, ora non mi ricordo tra i tre negozi che vi ho citato all'inizio. Avevano una tinta a 2,99 euro di marca e io invece qua l'ho pagata 3,79 mi sembra senza offerta, quindi già la tinta lì l'avevo presa senza offerta. Qui con io non ci capisco più nulla. Avete visto il video dove faccio la stessa identica spesa in due discount diversi, Eurospin MD? Bene. Volete che per caso io faccia la stessa identica spesa di detersivi, per esempio, oppure prodotti per la casa in due negozi diversi ma simili? Allora, fatemi sapere giù tra i commenti se siete d'accordo e soprattutto dove volete che io vada a fare il confronto dei prezzi e quindi capire insieme a voi dove ci si risparmia. Quindi mi raccomando, fatemelo sapere giù che io sicuro vado in missione per voi perché mi piace tantissimo. Per voi anche per me, perché a questo punto il risparmio sarebbe anche il mio una volta capito dove si risparmia di più. Allora, parto subito. E allora, i sacchetti sono questi, i famosi sacchetti che ho preso all'IKEA e che me li porto dovunque dentro la mia borsa. Leggerissimi e non occupano quasi niente di spazio. Allora, iniziamo con il sacchetto meno pieno. E allora, anzi no, no, prima vi mostro lo scontrino, che è questo Risparmio Casa per un totale di 18,69 euro. Eccolo qui, a posto, eccolo qui. Partiamo subito, quindi forse qualcosina con l'offerta, ma non me lo ricordo neanche, ma soprattutto senza offerta. Sono sempre stata attenta a risparmiare e quindi inizio subito. Udite, 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 in offerta c'era la carta igienica Scottex, ma io ho preferito prendere questa senza offerta. Marchio Risparmio Casa. 4 rotoli, 2 veli, praticamente la confezione che io cerco di comprare più spesso. Scusate se ho le mani inguardabili, però l'estetista costa e ve lo dico sinceramente, e non ci posso andare. E quindi così ce li ho e così mi rimangono. Però una mia amica mi diceva: Barbie, io ho la fresa, te li tolgo io, cioè te lo tolgo io questo smalto, almeno torni e prendi sembianze umane. Ok, quindi ci dobbiamo organizzare. E così mi ha detto che mi toglie lei questa fresa. Boh, vediamo come mi combina. Sto smalto, che tra l'altro è fantastico perché me ne sono saltati solo due e ce l'ho da più di 2 mesi, quindi comunque un estetista doc. Andiamo avanti, Risparmio Casa, 4 rotoli. Allora, io ho iniziato il video senza scrivermi i prezzi, non sopporto, perché non sopporto farmi perdere tempo a guardare i prezzi. Sì che la roba non è tantissima, 1,59 euro, a 1,59 euro. Quindi correggetemi se sbaglio, ma costa di meno rispetto ai discount, i 4 rotoloni, eh? Quindi 1,59. Poi passo a mostrarvi il detersivo dei piatti e qui ci ho pensato un po'. In offerta c'era 59 centesimi un detersivo di marca, però c'era un barattolino carinissimo da guardare, bellissimo, però la quantità era proprio veramente minima e comunque il rapporto con il prezzo di questo non esisteva proprio, perché io un litro di questo, che è appunto del marchio Risparmio Casa, l'ho preso 88 centesimi. A dire il vero,
Io ce l'ho il dosatore che uso sul lavello, ho quello della Svelto concentrato. Quindi ho pensato da qua lo passo in là perché andare a spendere un po' di più e portarmi a casa un goccio di detersivo per i piatti. Sì che quello era concentrato e questo no, però tre tipologie: aceto, limone e zenzero e limone. Una volta forse avevo preso, ma che non mi era piaciuto, cioè proprio niente. Aceto forte era quello dove ne mancava di più, però tra l'aceto e il limone ho preferito prendere l'aceto. 88 centesimi, sacchettino vuoto. Passiamo al secondo sacchettino. Eccolo qua. Allora, io in casa uso due tipi di carta da cucina, e cioè uno che può andare a contatto con gli alimenti e la bobina, quella grossa, il rotolone grosso grosso, che non può andare a contatto con i pavimenti e che uso per le pulizie. Quello ce l'ho, è quasi pieno, mi stava per terminare la carta da cucina ed eccola qui pronta. Anche questa volta marchio risparmio casa, e questa invece l'ho pagata 99 centesimi, direi che il prezzo è ottimo, non ha disegnini, è solamente punteggiato in celeste chiaro chiaro. Questa è la compattezza, quindi non sicuramente come questa, però vabbè, questa è più assorbente, ci sta e va bene. Io penso che con questa mi trovo bene, anche se sicuramente l'avrò già presa chissà quando, però va bene, andiamo avanti. Ecco qua. Allora, anche da voi immagino che dal risparmio casa c'è la corsia, la mini corsia a 99 centesimi. Ormai è una tappa d'obbligo per me. Io tutte le volte che vado dal risparmio casa passo da questa corsia ed infatti sono stata attirata dal panno magico. Panno magico, 99 centesimi, varie colorazioni, ho scelto questo azzurro. Perché allora intanto che questo aggettivo ovviamente non poteva non attirarmi. E poi c'è scritto eccellente capacità, assorbente, non avrai bisogno di asciugare dopo aver lavato e mostra sia il salottino che il piano cottura. E allora vabbè, lo userò sull'acciaio e ve ne parlerò molto presto perché cosa faccio? Tolgo questa, la confezione, me la conservo, la metto insieme ai prodotti finiti, ai detersivi in questo caso, che sto raccogliendo per girarvi un bel video recensioni e ne avrò veramente anche lì da dirvene. E quindi nel frattempo che mi organizzo per l'altro video, questo l'ho già usato e ve ne parlerò, quindi preparatevi e tenetevi pronti. Il panno magico, grazie alla fibra asciugatutto che lo caratterizza, pulisce e asciuga velocemente. Si consiglia di bagnare il panno al primo utilizzo e poi ambra donna. Addirittura si può lavare fino a 60 gradi in lavatrice. Ma allora è davvero magico sto panno, non vedo l'ora di provarlo. No, sono troppo tentata. Allora, voilà, per sostituire il mio spazzolino ho preso questo qua. Allora, l'ho pagato 99 centesimi, ce n'è uno, c'è il coprisetole, di solito da risparmio casa per chi ci va sa che per risparmiare sugli spazzolini bisogna prendere quello del marchio loro, quindi marchio risparmio casa. Ma io ho voluto prendere questo, la pasta del capitano, l'ho preso bianco e arancione quanto per cambiare. E niente, setole medie, ovviamente non ce n'è, come quello che ho, che sto usando e che oggi andrò a sostituire, non ce n'è perché quello all'antibatterico che dura per 3 mesi nelle setole, quindi proprio non ce n'è. Ve ne ho parlato di questo spazzolino nel penultimo video o l'ultimo dei prodotti beauty in cui vi consiglio e vi sconsiglio cosa acquistare riguardo la mia esperienza. Spazzolino visto. A 99 centesimi totale se ne acquisti due, e cioè parliamo di dentifrici Colgate. Ce n'erano però solo due tipologie, una che non mi ricordo, che però non, a cui non ero interessata, e quest'altra che è la White Teeth con bicarbonato di sodio, perché with baking soda.
Ecco qua, quindi 2,99 centesimi, però il tubettino non è da 100 ma è da 75. Ce n'era un altro da 100 a non mi ricordo quanto, però io ho voluto prendere questi due e va bene così. Tinta. Passiamo argomento tinta dei capelli. Guardate i miei capelli, ma secondo voi che dite? Me li schiarisco un po' qui? Allora giù lo vedete, cioè giù ce l'ho già più chiari e vabbè, si vede da qua a Roma. Però su, mi sa che ultimamente mi sto facendo dei colori troppo scuri, questo io ho pensato. E quindi, senza neanche avere dubbi, voilà, mi sono presa il biondo chiaro numero 8 della Vital Care Color Shine. Questo l'ho pagato 3,79, sì. Questa tinta 3,79 senza offerta, senza trucco e senza inganno. Mi schiarirò un po' i capelli qui, no niente, voglio rivoluzionarmi i capelli. Tutti mi fanno i complimenti, tutte le persone che conosco, sia uomini che donne, mi dicono che piacciono i miei capelli. Io vi dico la verità, mi piacciono un sacco anche a me. Mi piacerebbe tanto cambiare, però per poco e poi ritornare così. Però per cambiare spesso e ritornare poi così non potrò fare quei cambiamenti proprio radicali. Però aspettatevi qualcosa perché qualcosa Barbie Mare farà ai propri capelli. 3,79 biondo chiaro. E voilà, voilà, voilà. Ah, ho bisogno di cristalli liquidi per i capelli. Boccio quelli con la boccettina in vetro già, con il tappo giallo, insomma c'è il giallo che predomina, della Vital Care. Scusate, ma orrendi, cioè non se ne può, meglio non metterli. E quindi mi sono lanciata su questa marca che io non conosco, la Creative Studio. Cristalli liquidi, però ho preso i liscianti perché c'erano altre due tipologie, i nutrienti e forse i lucidanti, però non lo so, eh. Prendete quello che vi dico con le pinze, però io ho preso i liscianti, sono addirittura con l'olio di pompelmo e di avocado. Li userò per quando mi passerò la piastra e li farò lisci. Vediamo che profumazione hanno. Non si sente un tubo, ovviamente, perché non sono mai stati aperti. Niente, made in Italy, li proverò. L'ho pagati 4,99, me lo ricordo, senza offerta. Mentre quelli della Vital Care, se non sbaglio, costano un po' di meno. Però forse pensandoci hanno meno quantità all'interno del barattolino. Ma non lo so. Poi, non è la prima volta che lo prendo questo colluttorio in offertissima. Si compra veramente bene il Listerine da risparmio casa. Perché infatti questo l'ho pagato 2,50 euro, cioè proprio nulla di nulla, ce n'è dentro 600 ml, pensavo 500 ma è 600, tantissime tipologie della Listerine. Ovviamente io mi lancio sempre quello su quella dove alcol free, quindi dove non c'è l'alcol, e infatti l'ho presa, ce n'erano anche altri tipi sempre senza alcol da due o tre, però ho preso questo qua, il Total Care, perché come c'è scritto qua ci sono 6 benefici in un unico prodotto. 2,50 euro, veramente, veramente il top. Cosa mi sono presa? Mi sono presa sempre, tutte le volte che vado, non tutte, non voglio esagerare, ma quasi, mi prendo sempre una fascia per i capelli a 99 centesimi. Ho scelto questo colore che mi piace molto, eccola qui, con questi fiocchettini. Come mi starà? Non lo so. Come mi starà? Io, vabbè, non si capisce. Sacchettino vuoto, mi volete aiutare? Mi volete supportare? Lasciatemi un like. Non vi dimenticate di farmi sapere dove volete che io vada a fare la spesa identica, gli stessi identici acquisti. Mi raccomando, segnatemi due negozietti qui sotto e io andrò in missione per voi. Vi do appuntamento al prossimo video e grazie per avermi fatto compagnia, per avermi dato la possibilità di poter condividere con voi questi miei acquistini. A presto, ciao!